Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo con il vostro Zura ed un'altra Tank Review. Oggi facciamo quattro chiacchiere sul VK3001PP per Porsche, presumo. P per Porsche. È un piccolo medio tier 6, piccolo manco tanto perché era più grosso quanto il KV2 quando gli sono passato di fianco. È un medio tier 6, un po' sottovalutato, direi anonimo, anche perché i tedeschi con questi nomi, con queste sigle, fanno cadere nell'anonimato anche Claudia Schiffer, onestamente. Ed eccolo qua, questa è la comparativa, prima di andare a Imsdorf a vedere come se la cava in battaglia, questa è la comparativa tra il VK3001P, 3001D, 3002M, 3x4-18, 7x6, 3x4-18, 3x4-12 però. Diciamo bene. Ok, ho messo nella comparativa il polacco Tier 6 e il P43 bis italiano. Allora, perché ho messo il polacco e l'italiano? Perché il VK3001P può essere giocato sia con un cannone da 75 mm che lo rende diciamo abbastanza simile agli altri due fratelli, però io consiglierei di giocarlo con l'88, che è il cannone finale, dove si perde qualcosa, come vedremo adesso, a livello di precisione di gun handling, però il danno di 220, l'alfa, aumenta in maniera considerevole. È uno dei pugni più buoni dei tier 6. Gli ultimi arrivati, il polacco e l'italiano, fanno meglio con 240. Però il nostro amico non è che sia rimasto tanto 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 indietro rispetto al polacco e l'italiano. Direi che ovviamente adesso alla luce di questi valori il danno per minuto è uno dei minori, fatta eccezione per il polacco, e la velocità del proiettile è abbastanza schifosa, sembra che gli altri due tedeschi facciano meglio. Però direi che questo alfa in più bilancia un po' il vantaggio che hanno i due fratelli tedeschi e rende il VK abbastanza simile all'italiano come qualità di cannoneggiamento. Poi, se la situazione diventa difficile, si possono utilizzare proiettili premium APCR e ce li hanno anche gli altri, dove la velocità di volo del proiettile del tedesco diventa dignitosa, mentre l'italiano rimane super orribile, il polacco guadagna qualcosina. Quindi diciamo che in maniera diversa la potenza di fuoco di questi carri è ugualmente temibile, no? I cannoni piccoli hanno un pochino di più per quello che riguarda il danno per minuto, ma meno dal riguardo il pugno. E quello che riguarda il gun handling, che è un fattore importante, questo VK con il cannone grande non è malvagio, perché come vedete fa meglio del VK3001D, che ha delle dispersioni muovendo il carro, ruotando il carro, ruotando la torretta, leggermente più sensibili, 8 gradi di abbasso. Il 3002M ha il miglior gun handling. Poi dopo abbiamo il polacco, che ha un po' di tempo di puntamento e dispersione, ma le dispersione, cioè precisione del cannone non valida, però per il resto va a seguire. Il VK3001P ha un gun handling migliore di quello del polacco e dell'italiano, e solamente il 3002M fa meglio, quindi non male per essere un cannone da 88 mm, cioè un calibro un pochino più grande. Passando poi al comparto mobilità, qui abbiamo altre buone notizie per questo carro, perché la velocità di punta è molto buona, il rapporto peso-potenza è ok, va bene, il 3001D è molto più scattante, è molto più mobile, però tutto sommato non è male lo sprint. La rotazione sul posto invece è legnosa, è il più lento di tutti a ruotare sul posto, quindi scatta bene, prende velocità, ma non è molto agile sul posto. Dopodiché, da quello che riguarda valori di armatura, i punti ferita sono tra i peggiori del suo tier. I valori di armatura dello scafo fanno abbastanza schifo, quelli della torretta hanno un frontale che non è buono come quello del polacco, però come vedremo poi non è neanche tanto male. La vista è in linea con gli altri e prende fuoco tanto quanto prendono fuoco gli altri. L'equipaggiamento che vi consiglio
le ottiche, la ventilazione e il caricatore, la grande pression di 8 buona e copre quasi l'intero arco di utilizzo, solamente alle spalle si è penalizzati. Passiamo a vedere il comparto armatura perché ci sono delle sorprese. Questo carro è equipaggiato con la stessa torretta del Tiger P, il Tier 7 pesante tedesco, che sebbene vengano dichiarati solamente 100 mm di corazza, eccolo qua sotto, però il tutto è coperto da una serie di strati di armatura spaziata messi sopra, quindi questi 100 mm dichiarati. Questi 100 mm, ragazzi, forse ce li abbiamo sulla torretta, sulla cupola. Ecco, qui abbiamo i 100 mm. Se no, questa torrettina qui, bastardella, riesce a mangiare anche qualche colpo dei tier 6. I tier 5 e tier 4 sono sicuramente messi molto in difficoltà. Ovviamente, tirare sullo scafo vuol dire sparare sulla Croce Rossa, perché abbiamo due belle fasce grosse, grosse di weak spot. Però se uno riesce ad andare in hold down e riesce a coprire tutto questo gigantesco ciccioso corpo, così, come faccio la solita collina, abbiamo una torrettina che al tier 6 può rimbalzare dei colpi, perché il punto più vulnerabile è 135 in questa, no, è impossibile. È circa 160, 100, 100, 160, minimo 150, 160. Non è malvagia come cosa, anche perché poi in certi punti, vedete, 200, 300, in certi punti può rimbalzare, quindi è un carro che unisce un insieme di caratteristiche dissimili tra di loro, ma alla fine il pacchetto che si forma non è male. I 60 di velocità di punta e il motore non malvagio permettono, come vedete, di tenere il passo di un leggero. E ora raggiungiamo il medio tier 8 inglese e saliamo insieme al medio tier 8 inglese. Io ora sto accelerando il replay, quindi la mobilità tutto sommato non è male, e considerando la torretta del tier 7 tedesco, quindi una certa pseudo armatura valida contro avversari dello stesso tier o inferiore, non male, direi. Il gun handling, come vedete, qui io sono riuscito a rimbalzare un colpo del Type 62. Il gun handling pure non è spregevole, il tempo di puntamento e tutto il resto, se si tiene una distanza media, è dignitosamente efficace. E quindi diciamo che, sebbene sulla carta sembra che qualcuno faccia meglio, come vedete il leggero tier 7 mi ha colpito per 177 danni e io invece di media ne faccio 220. Quindi il pugno non è malvagio, il danno per il minuto tutto sommato prossimo a 2000, in questo caso ho rollato bassissimo 177, vabbè, ci sta, ci sta. Qui ho rimbalzato un altro colpo. Se i colpi finiscono sulla torretta, ragazzi, vedete? Se i colpi finiscono sulla torretta, questo carro è più bastardo del previsto. Poi dopo, se finiscono perfettamente, se finiscono perfettamente al centro della vostra cupola, vabbè, che cosa vogliamo dire? Ok, qui mi sono esposto di lato perché stavo facendo la missione di distruggi due carri leggeri, quindi sono andato un po' iolo e mi sono preso un colpo e ho sacrificato la mia stiva munizioni. Ora velocizziamo perché la nostra squadra è riuscita a prendere la collina. E ora bisogna andare a mettere un po' di pressione in basso, ma purtroppo i nemici stanno entrando nel nostro campo, quindi decido di tornare indietro. La mobilità c'è, posso cambiare decisione rapidamente e posso rilocarmi. Questo è quello che fanno i medi di solito. La versatilità del carro è assicurata perché diciamo che il gun handling è ok. Qui mi sono sparato a rosa aperta e il colpo è finito a magica bulla bdbbdb. Ora cerco di infliggere più danno possibile a questo IS-2 prima che ricarichi, e riesco ad abbatterlo con l'aiuto dei miei compagni. Ora devo cercare di non farmi trucidare dal cannone temibile dello Sturm Emil. Vedete,
A media distanza la precisione del carro non è malvagia, no? Qui adesso bisogna ingaggiare un IS-3, ma ovviamente questo non è il carro che può ingaggiare l'IS-3, quindi decido di riposizionarmi nuovamente. Io sono bottom tier, già mi sono preso 3 kg, ho fatto un po' di miei danni. Posso far valere la mia corazza su contro avversari più piccoli oppure avversari dello stesso tier, no? L'IS-3 ovviamente è un osso duro da sgranocchiare per questo carro, quindi uno scontro frontale sconsigliato. E qui mi espongo nuovamente malamente di profilo, tiro un colpo a questo piccolo cacciacarri inglese, svedese, lo abbatto, mi prendo la quarta kill. Qui ho l'occasione di togliere l'artiglieria, il cannone fortunatamente mi assiste nuovamente, riesco a prendere la mia quinta kill. E ora scontro contro l'equivalente fratello. Lui mi rimbalza perché probabilmente mi ha preso il cingolo, mi fa il cingolo. E guardate, il gun handling non è affatto male. La dispersione è contenuta. È un carro che ha un pacchetto di qualità non male per essere il tier 6. A dire la sincera verità, è uno dei miei preferiti e probabilmente ci sono pochi carri medi al tier 6 che fanno meglio di questo. 3485M, che è probabilmente il più forte, fortissimo carro medio del tier 6, il Cromwell Berlin, non so, pochi altri, forse il Thunderbolt. Comunque sia, in una partita bottom tier, 2000 danni, 6 kill, tutto sommato non abbiamo visto particolarmente l'armatura al lavoro, però l'armatura, ragazzi, fateci relativo affidamento, la torretta funziona contro avversari 6-5-4, quindi non andate a cercare rogna. Però il pacchetto è buono, il cannone funziona e se lo utilizzate con le giuste accortezze è un carro in grado di dare decisamente soddisfazioni, senza contare che poi questo carro conduce al Tiger P, se non sbaglio, che è il veicolo che sblocca praticamente, è il veicolo più importante della linea dell'albero tecnologico tedesco, perché dal Tiger P addirittura potete accedere a ben quattro linee diverse. Poi il Tiger P magari è un calcio nelle parti basse da giocare, però tutto sommato il nostro VK3001P è senza ombra di dubbio un buon tier 6 medio, quindi viene promosso. Ok ragazzi, per questa review è tutto, il vostro Zura vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Come sempre vi ricordo di lasciare un like se avete apprezzato il lavoro, oppure commentate e fatemi sapere dove ho sbagliato in modo che possa migliorare la prossima review. Noi ci vediamo qui su YouTube, prossima review oppure live streaming su Twitch. Ciao a tutti.